Rapina in un'azienda, ora fa di via Giusti ad Arezzo. Un bandito è entrato in azione questa mattina attorno alle 11 a volto travisato. Ha legato e poi picchiato il titolare, che ha riportato delle lievi lesioni. A lanciare l'allarme una vicina che ha sentito delle urla. Il malvivente ha atteso l'arrivo del titolare, un 52enne aretino, lo ha sorpreso alle spalle ed è riuscito così ad entrare all'interno dell'azienda. L'orafo avrebbe anche tentato di reagire, c'è stata infatti una colluttazione nella quale però il 52enne ha avuto la peggio. E appunto c'è stata questa rapina, che hanno picchiato questa persona, però poi non so altro. Il bandito l'ha prima colpito alla testa da dietro con un oggetto contundente, poi lo ha legato con delle fascette da elettricista ad un bancone, immobilizzandolo. A questo punto il rapinatore si è diretto verso la cassaforte, che a quell'ora era già aperta, ed ha fatto razzia di oro lavorato, 8-9 kg per un valore di circa 300.000 euro. La vittima è rimasta legata per almeno un'ora, sino a quando da uno studio vicino una donna non ha sentito le urla disperate del 52enne e ha lanciato l'allarme. Sul posto è intervenuta la polizia, i vigili del fuoco, i sanitari del 118. L'uomo ha riportato lievi traumi al volto e alla testa, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo in codice verde, dove è stato medicato. Bisogna stare attenti, sa. In casa non è che ci sia granché, però magari entrano, fanno del male e quello è il peggio. Le indagini sono portate avanti dalla squadra mobile di Arezzo, al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'azienda. Sul posto la polizia scientifica per i rilievi.